Vi piace la musica? Sì! Quest'oggi vi spiegheremo come si fa il violino. Quest'oggi vi spiegheremo come si fa il violino elettrico, che sarebbe nient'altro che un violino normale ma con la spina nella corrente. Infatti, il suono del violino elettronico è molto più potente e amplificato del violino classico. Recarsi da Mastro Geppetto il falegname con le formelle del vostro violino rotto e fatevi tagliare tutti gli spezzoni di compensato che poi vi serviranno per assemblare il nuovo violino. Soltanto la bravura e la saggezza di Geppetto possono garantirvi la bellezza del vostro nuovo violino nuovo. Dopo aver disegnato tante belle formelle, il falegname provvederà a tagliarvele sotto un seghetto alternativo. Ed ecco il candelabro in palissandro, che potrete usare con delle belle candele colorate durante le vostre belle serenate. Infine poi un bel martelletto in ebano e su un'ultima pacca di compensato si delineerà poi il manico del violino in abete rosso e con del pezzettone di legno da ardere si potrà costruire un bellissimo calzascarpe a becco d'aquila. Non appena tutti i pezzi saranno pronti, prendete il calzascarpe e scavategli un garage da dentro, come se vorresti costruire un mobiletto antico. Piallate con la pallatrice il manico per ornarlo e successivamente con una bella limetta levigate e levigate affinché non vadano a finire delle scarde di legno nella mano del musicista. Trapanate il calzascarpe secondo la regola di Düsseldorf e levigatelo ben bene, che sennò quando vi provate il mocassino si irrita il piede. Posizionate poi gli spiedini nei relativi pertugi e appizzategli le chiavette, che serviranno successivamente a intisechire le corde del violino. Misurate con il goniometro la pressione degli spiedini stessi affinché raggiunga le 5-20. Spiattellate un po' di colla di mele col pennelluzzo e applicate la paletta coprimanico in ciliegie nere delle Amazzoni e assicuratelo con un lazzetto emostatico. Bello strende strende. Tavola armonica e fondo sono collegati tra loro tramite una sottile asticella cilindrica di abete posta all'interno della cassa armonica, detta anima. Essa è incastrata in una precisa posizione sotto il piede destro del ponticello. Nella cassa armonica è innestato superiormente il manico di acero che termina nella cassetta dei piroli o cavigliera, ornata superiormente da un fregio a intaglio chiamato riccio o ricciolo. Le corde vengono avvolte attorno ai piroli o bischeri nella cavigliera, che servono a modificare la tensione e quindi l'accordatura. Passano su di un basso ponte all'inizio del manico, capo tasto, scorrono al di sopra della tastiera e si appoggiano sul ponticello. Inserire il jack ed il violino elettronico è pronto per essere suonato!